assolto perché il fatto non sussiste. Dopo un'ora di camera di consiglio, ecco la sentenza del Tribunale di Siena che manda assolto Silvio Berlusconi nel processo Rubiter. Si chiude così il primo dei tre processi sul caso Rubiter, cioè sui presunti versamenti alle ragazze ospiti delle serate ad Arcore, passate alla storia con il marchio Bunga Bunga. Presente alle stesse cene, cosiddette eleganti, il pianista di Villa San Martino, Danilo Mariani, anche lui assolto dalla stessa accusa di corruzione in atti giudiziari, per la quale era stata richiesta invece una condanna a 4 anni. Sollevato e felice il cavaliere e soddisfatto il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, per l'epilogo di un giudizio in cui, secondo lui, Berlusconi alla fine veniva processato per nient'altro che generosità. Al centro delle contestazioni una serie di bonifici, alcuni con causa liberalità e altri senza, effettuati dall'ex premier al pianista senese fra il 2011 e il 2013 per un ammontare complessivo di 170.000 euro e che secondo l'accusa sarebbero serviti per indurre Mariani a testimoniare il falso sul caso Olgettine. I legali hanno evidenziato però che l'amicizia tra Berlusconi e Mariani fosse antecedente ai fatti e ai bonifici contestati nel processo e a dimostrazione di questo hanno prodotto altri bonifici anche da centinaia di migliaia di euro versati al pianista già molto tempo prima della vicenda Olgettina. Per l'ex premier quindi si chiude con una soluzione piena il filone senese, uno dei tre originati dall'inchiesta Rubiter chiusa nel 2015 e poi spacchettata. Ma restano gli altri due, quello principale a Milano e l'altro a Roma. Speriamo che questa soluzione sia un buon viatico anche sul processo Rubiter in corso a Milano, hanno commentato i legali, anche perché si tratta di un frammento di un procedimento più ampio, ma le caratteristiche, le imputazioni e l'impostazione accusatoria era la medesima. Thank you.